Buongiorno, buongiorno e buon sabato 24 ottobre. Giornata che potrebbe essere importante per valutare quanto sia vera l'indiscrezione, l'ipotesi di un Çalhanoğlu già pronto oggi a tentare di recuperare per il match contro la Roma. È una voce che si è diffusa ieri, un'indiscrezione, un'ipotesi. Io personalmente, senza sapere nulla di particolare, non ho verificato perché mi sembra piuttosto difficile che Çalhanoğlu ce la possa fare. È un giocatore che è uscito dal campo, è uscito da Milanello con le stampelle, quindi con un tutore. La distorsione alla caviglia è un trauma piuttosto grave, piuttosto complicato, piuttosto doloroso e quindi io non credo che Çalhanoğlu possa farcela, ma mi auguro di sbagliarmi e sarò il primo io a rallegrarmi e dirvi: signori, ho sbagliato, Çalhanoğlu sta già zappettando con i compagni. Non credo però, credo piuttosto a un recupero contro l'Udinese, se non proprio con lo Sparta Praga. Vediamo come si evolverà. Speriamo che si tratti solo di una forte distorsione che non interessi nulla e che si possa, diciamo, e l'arto possa ritornare in breve alle sue dimensioni normali, permettendo i movimenti, permettendo di correre e calciare senza dolore. Questo è il mio augurio ad Akan Çalhanoğlu. Il Milan proverà la formazione probabilmente domani, nemmeno oggi forse, ma non sarà lontana da quella che ha battuto bene il Celtic con l'unica variante dal primo minuto di Bennacer al posto di Tonali, crediamo. E lascio il dubbio se Leao, Auge o Brahim Diaz a sinistra, perché io credo che Krunic sarà riproposto, come del resto Selemekers insieme a Ibrahim. Ma il tema di questo video verte su un'altra questione. Ieri, ospite come tutti i venerdì dalle 16 alle 16:45 su Radio Rossonera, mi è stata posta la domanda a cui ho risposto abbastanza velocemente: mi faccio i complimenti. Mi è venuto subito in mente la risposta. E interessa anche a me cosa ne pensate voi. Mi è stato chiesto: ma questo Milan, che Milan del passato ti ricorda? Ci ho pensato, ma neanche tanto. E il pensiero e la mente è andata subito al Milan 98-99. Ieri ho subito risposto a un amico che su Radio Rossonera me l'ha chiesto, al Milan 98-99. Milan reduce da 2 anni molto brutti, vi ricordate il decimo, l'undicesimo posto, l'undicesimo e decimo, con Tabarez Sacchi il primo anno, con Capello il secondo. Arriva un allenatore che ha tante caratteristiche comuni, secondo me, con Pioli: preparato, propositivo, paziente, calmo, rigido nelle sue idee, ma flessibile a poi metterle in pratica, rigido a priori, poi quando c'era da cambiare ha cambiato, proprio come Pioli, che è partito con uno schema ed è passato a un altro schema. Dicevo, tante qualità, oltre che essere un allenatore educato, un allenatore che ha tante qualità proprio a livello morale, oltre che tecnico, oltre che tecniche. E Zaccheroni mi ricorda molto Pioli, Pioli mi ricorda molto Zaccheroni. Anche sul piano della rosa, o meglio dello schieramento in campo, ci sono delle similitudini. Certo, non dobbiamo dimenticare che là c'erano ancora i grandi campioni. Costa Curta, Albertini, Maldini, Weah, Boban, grandissimi campioni che poi hanno fatto anche
Baldini e Costa Curta, la storia del Milan dei meravigliosi. Qui la rosa non raggiunge queste vette elevate. Però, se ricordiamo giocatore per giocatore, vediamo che un giocatore importante è stato non uno di questi nominati, ovviamente anche e soprattutto questi nominati, ma per esempio mi viene in mente quando io penso a Selemaekers, giocatore sorpresa di questa stagione per la continuità, per la gamba, il passaggio bellissimo ad Auge, mi ricorda Guglielmin Pietro. E perché non mi deve ricordare l'Auge che ho visto l'altro giorno? Non mi devo ricordare, non lo devo accostare a Ganz. Perché non devo pensare che Ganz e Auge possono avere delle caratteristiche comuni? Là davanti, oltre che UEA, un terminale uomo fisicato, bravo di testa, bravo a far salire la squadra. Ovviamente ci sono delle differenze a livello tecnico, qui parliamo di un fuoriclasse e là di un campione, e parliamo di Birov e qui parliamo di Ibrahimovic. Lo stesso Leonardo, decisivo in tante occasioni, può proprio essere paragonato non tanto a classe ma tanto a bravura nel chiudere a rete e con certa fantasia, lo stesso Çalhanoğlu. Parliamo di caratteristiche, non parlo di similitudini tecniche, parlo di caratteristiche. Quindi un Milan che, ripeto, era partito sfavorito, ma che poi nel corso dell'anno ha acquisito certezze, per poi effettuare quel rush finale splendido che permise al Milan di vincere il campionato. Ecco, come compattezza di gruppo, come fiducia nei propri mezzi, il Milan uscì anche da sconfitte pesanti come quella 4-0 a Parma, convinzione, fiducia, una guida serena e ferma come quella di Zaccheroni oggi di Pioli, ecco perché mi viene per tanti versi da accostare quel Milan a questo Milan. Quindi vediamo, mi viene anche bello e facile perché poi quel Milan conquistò lo scudetto, lo scudetto numero 16, lo scudetto del centenario, indimenticabile e indimenticato. Quindi vediamo se nel corso della stagione questo mio accostamento verrà confermato dai fatti. Mi interessa la vostra opinione, ma ci sono tante caratteristiche comuni, tante individualità comuni anche nella rosa, tra quel Milan e questo Milan. È un'idea di questo video della mattina di sabato, seguiremo la giornata per capire come si svolgeranno gli allenamenti, però mi interessa anche la vostra opinione. Può essere paragonato a quel Milan? Rispetto ai Milan del passato, io ho parlato, ovviamente l'ho paragonato a un Milan vincente, perché è più bello paragonarlo a un Milan vincente. E qui mi sembra che ci siano tante analogie. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.